The Show. Guarda questo video senza pubblicità, solo su The Show Plus, link in descrizione. Tanti giornali hanno riportato la notizia di una denuncia nei nostri confronti. Forse vi ricordate di questo video, ha oltre 1 milione di views. Ma di sicuro non vi ricordate cosa è successo davvero, perché ci hanno impedito di dirvelo. L'aggressione, la polizia, le menzogne della stampa. Un petardo! Un petardo! Un petardo! Siete pronti a vedere quello che nessuno ha mai visto? Il nuovo episodio di Unposted, link in descrizione. Come mai Jaser sta filmando un bunker crollato? E perché stringe la mano ad un sindaco francese? Ma soprattutto, perché sta entrando di notte in una zona vietata? Per rispondere a una domanda ben precisa. Si può fare? Ci siamo chiesti. Si può entrare in un bunker della Seconda Guerra Mondiale e passarci la notte? Per capirlo, abbiamo fatto la cosa più ovvia. Pronto? Ciao Jaser, abbiamo una domanda per te. Ci si può infiltrare in un bunker della Seconda Guerra Mondiale? Ripeto, è l'ingresso ai codici. Vabbè, grazie, così è facile. Guarda, comunque questo non è un bunker qualsiasi, è abbandonato da decenni. Abbiamo qua un video, cioè è molto particolare come bunker, vedi, ha una caratteristica decisamente... Non posso vederlo. Comunque tu dovrai dormirci dentro, solo che c'è un piccolo problema. Ah, pure? Sì, noi l'abbiamo trovato per caso scrollando su Instagram, ma tu devi trovarlo davvero. Facciamo una cosa semplice per una volta, dai! Esatto, bravo, questa è la grinta giusta, dai! Ciao Jay, forza, dai, grandissimo. Ciao, ciao, bocca al lupo, Jay, ciao, fortissimo. Grande. Ciao, io sono Jaser e oggi mi infiltrerò in un bunker della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, non proprio oggi perché prima devo trovarlo, però vabbè, venite con me. Allora, secondo me la cosa più sensata da fare è iniziare con una ricerca. Partendo dal reel che mi hanno mostrato e ragionando un minimo, non è una cosa così impossibile. Osservando le condizioni del cemento è stato facile per un occhio esperto come il mio dedurre che avesse più di 80 anni, collocando la struttura tra il 1940 e il 1950. Quindi doveva trovare in una zona di conflitto attiva in quegli anni in Europa. Si trova sulla costa e questo mi permette di escludere gran parte del continente, lasciando solo Inghilterra, Francia, Belgio, che però rappresentavano insieme ben 15.000 chilometri di costa. Decisamente troppi da scandagliare, direte voi. Per fortuna non dovevo farlo, perché la soluzione è sotto i vostri occhi. Proprio lei, la tipica e meravigliosa roccia bianca di queste coste, che io modestamente ho riconosciuto in un attimo. Si chiama Creux, in italiano calcarenite, anche detta creta di Normandia. Ed infatti bastano i puntini per dedurre con facilità che non possiamo trovarci in nessun altro posto se non in Normandia, e che questo sia un bunker costruito dai tedeschi durante il secondo conflitto mondiale. 3.000 tonnellate di pericolante cemento armato. Pericolante l'avrei scoperto dopo. E a tutto questo c'ero arrivato solamente grazie al mio complesso ragionamento. Sì, oppure più semplicemente perché Ale e Ale mi hanno comprato un volo per la Francia. Quando sono atterrato ho trovato una macchina che mi ha scaricato qua, a Le Havre. Non avevo mai sentito nominare questo posto. Con me ho soltanto uno zaino pesantissimo, una cartina e un biglietto di ritorno fra 2 giorni. Buona fortuna a me. Suppongo che il bunker sia qua in zona. Qua in zona vuol dire esattamente qui, nell'Alta Normandia. E più esattamente vicino a questo puntino qua, la città di Le Havre. Ricca di bunker, nonché uno dei porti più importanti d'Europa. Almeno questo è l'unico motivo per cui mi immagino potrebbero avermi spedito qua, alla ricerca di questo senza indizi, o quasi. Nello zaino c'era questa foto qua, che è il bunker che dobbiamo cercare noi. Quello che farò adesso è andare a chiedere alla gente di indicarmi sulla mappa il punto esatto in cui si trova. Voglio dire, sarà un'attrazione caratteristica del luogo, no? Praticamente mi ero subito reso conto che quello che stavo affrontando non era solo un si può fare, ma due. La seconda parte era quella che mi avevano detto Ale Ale nella telefonata, ma prima me ne aspettavo un'altra, forse anche più difficile. Trovare un luogo visto in un video virale. Si può fare una specie di Geoguessr, quel gioco investigativo che si fa con Google Maps, però dal vivo. E io, onestamente, non vedevo l'ora. E là vous demanderez à la plage, on va vous indiquer, c'est tout en haut de la côte. Tutto bello, ma ero sempre in Francia senza sapere una parola di francese. Tout en haut de la falaise qu'il y a des bunkers. E il mio inglese si limitava a questo. This bunker. Se vi state chiedendo perché non usi il cellulare, potevano mai Ale Ale lasciarmi
fare una cosa semplice? Ovviamente no! Mi avevano tolto la sim e dato una mappa cartacea della regione. Dovevo trovare il bunker alla vecchia maniera. Cap delle Hav. Yes. Partendo da questa foto, come un vero detective, avrei dovuto unire gli indizi che essa mi forniva fino a scoprire la verità. Dovevo carpire le informazioni dalle persone, un po' come il professor Layton. La costa qua dietro è Entretat, quindi probabilmente è un po' prima di Entretat. Potrebbe essere tipo la Manneport. Vabbè, chiediamo ancora. Cerchiamo lavoratori. I lavoratori vivono qua, sanno. This bunker. Bunker, Cap de Lave, Octeville-sur-Mer, Saint-Jean. Un sacco di nomi di paesi limitrofi, tutti a nord. Perché evidentemente di bunker in zona non ce n'era solo uno. Ci sono in alcuni posti, cioè non è che è tutta la costa, hanno dei paeselli dove ci sono. Così, più il mio cervello lavorava, più sentivo la soluzione a portata di mano. Poi che in realtà è dall'altro lato, la sto guardando al contrario. Scusami, com'è possibile? E il mare è a sinistra. Più o meno. Sto cercando di focalizzarmi su questa cosa qua. Non è mare, è una cartina, dovrebbe raffigurarti quel qualcosa. E infatti, proprio mentre camminavo alla ricerca di altri locali a cui chiedere... L'ho capito, raga, ho capito dov'è. Guarda, questo pezzettino qua è questo pezzettino qua. L'avevo trovato. I passanti mi avevano nominato una miriade di paesi diversi, ma erano tutti a nord. Con questa informazione e la banchina di cemento che si intravedeva sullo sfondo della foto, era facilmente individuabile sulla mappa. Ormai quella foto mi parlava. Ma questo colpo di genio ovviamente non era solo merito mio, ma anche del nuovo episodio di Unposted, lo sponsor del video, che trovate in esclusiva su The Show Plus. Vi ricordate la storia dell'assistente civico? Questa qua, che è finita su tutti i giornali del 2020? Alessio e Alessandro erano stati denunciati con accuse molto gravi. Ma cos'era successo per davvero? Ecco, The Show ha realizzato una vera e propria indagine, un po' come la mia, però molto più dettagliata. C'è di mezzo la polizia che li ha portati via dopo averli intercettati per strada. Non mi sono rifiutato. Un'aggressione. No, è pericoloso, La verità dietro la denuncia. C'è un ultimo pezzo del puzzle da posizionare, il più grosso di tutti, che per il momento sembra non avere posto. E alcune immagini che fino a questo momento qualcuno gli aveva impedito di farvi vedere. Vuoi insistere dopo che mi ha aggredito? Qualcuno ci aveva detto di non farlo. Cioè, raga, roba grossa. Sembra tipo un docu-crime di Netflix, praticamente. Senza Vanna Marchi, però. Vabbè, se siete curiosi, abbonatevi. Bene, la loro investigazione si è conclusa. E anche la mia sembrava a buon punto, Ho solo bisogno di una conferma. Così mi sono diretto in un negozio lì vicino, dove un signore gentilissimo francese non solo mi ha dato ragione. Sì, c'est antifair. O almeno così dicono i sottotitoli. È a peu près dans ce secteur-là, Belvedere. Ma si è anche preoccupato di mostrarmi la strada per arrivare a destinazione e la zona esatta in cui cercare il mio bunker. E là, il y a effectivement tout le système. Ce l'abbiamo. Ragazzi, ce l'abbiamo. A questo punto o mi cerco un bus o trovo qualcuno che va in quella direzione, oppure entra in scena la prima busta di questa missione. Le buste, immancabile. Bravo Jay, hai scoperto dove si trova il bunker. Visto che hai già tanti pensieri al modo per raggiungerlo, abbiamo pensato noi. Puoi non dire che non siamo buoni. Vai ai container, Ale, il simbolo della città di Le Havre da cui ero partito. Grazie. Sta andando alla grande. È anche divertente, posso essere onesto? Finalmente un bel si può fare. Sì, beh, allora in realtà dormirci dentro non so quanto sarà bello. E ovviamente l'aiuto di Ale si stava per rivelare per quello che era. Là ci sono i container. Vedo già una macchina con un adesivo rosso sopra, una busta sopra. Questa è la mitica The Show Mobile. Una macchina francese che solo a guardarla sembra che neanche si sarebbe messa in moto. Che bella macchinina, urca vacca. Sì, ma vecchissima, precisamente del 1998 e senza servosterzo. Forse era meglio l'autobus. La vera domanda è, abbiamo pure pagato per sta roba? Quasi 100 euro, costava più di un'auto nuova, ci tiene a sottolineare la produzione. Ma una volta trovate le chiavi e cacche di piccione, sassi sul sedile, una tenda e bagagliaio discutibile a parte, ero pronto per mettermi in viaggio. Che bella macchinina. Qua mettiamo una bella musica rock. Perfetto. E si parte. Non vedo niente. Non capisco nulla. Allora, non ho mai guidato usando una vera mappa. Ok? Noi siamo qui. Dobbiamo arrivare qua.
devo seguire D. Vabbè, la cosa più ovvia è seguire le indicazioni per entretat. Datemi un secondo per capire un attimo cosa devo fare. Quando supero Hawkwayville, lì inizio a dover fare attenzione. Perfetto. Giuro, un'ultima cosa. Oh, ve l'avevo detto che quasi non si metteva in moto. E ora possiamo partire. Ok, posso andare. Là, ecco le indicazioni, eccole là. Entretat. La mia pronuncia sembra più misto tra barese e serbo. Spero che si possa andare di qua. Ma quello che conta è che sono sulla strada giusta. Sì, guarda là, Sant'Andrés, eccolo là. Questa è la D940. Se fra un po' alla nostra sinistra abbiamo l'aeroporto, stiamo andando bene. Secondo me noi siamo tipo qua più o meno. Vai piccola, sgasa! È più facile del previsto? Effettivamente da quando ho la patente ho sempre guidato utilizzando il navigatore sullo smartphone. Ma grazie a questa esperienza ho scoperto che con una cartina non cambia molto. Cioè guardi la strada prima e poi al posto del navigatore guardi i cartelli. Aeroporto? Oh cazzo, ma non so dove devo andare. Più o meno. Dai, mettiamo la quinta? Mettiamo la quinta! Ah cacchio, però adesso devo fare attenzione a Hawkwayville. Sì. Bivio dopo bivio, in breve il paesaggio è cambiato da città a campagna. La strada si infilava ora negli sterminati campi ondulati della Normandia. E devo dire che a vederla in questo contesto, la mia macchinina scassata ci stava proprio bene. Però chiedo a loro. Scusate! Porca troia! Mi stava avvicinando sempre di più al mio obiettivo. O almeno questo è quello che pensavo. Non sono più così convinto che siamo nel posto giusto. Siamo finiti in una distesa di nulla. Ma quei cosi sono dei bunker. Sì, erano dei bunker in mezzo ai campi. Ecco perché alle Havre mi avevano nominato tutti questi paesi. Nei dintorni c'erano bunker ovunque. Di questo passo non avrei mai trovato il mio. Dovevo chiedere aiuto. Scusa moi, this in that direction? Sì, sì. Merci. Ci siamo, raga. Ci siamo. 3 minuti dal nostro bunker. L'ho già detto che questo è quello che pensavo, vero? No, perché questa in realtà è una cosa comica. Tu dici che eri vicino, ma poi in realtà è esattamente il contrario. Non ero minimamente vicino. Guardate lì. Guardate. No. Sembrava lui, no? Per un attimo ci avevo creduto. Però in realtà guardandolo bene è palese che non è il nostro bunker. Ok, più avanti di là. Però di qua non c'è nulla di... A meno che... Quello è un bunker? È un bunker caduto e distrutto? Scusate, ma c'è la possibilità che il mio bunker sia crollato ed è quello là? Allora, la produzione mi dice di no. Quello non è il mio bunker o non è un bunker crollato? Non è il mio bunker, quindi in realtà i bunker potrebbero crollare. Sì, era un bunker. Sì, molto simile a quello che stavo cercando. Sì, quei bunker potevano crollare. Poi più avanti scoprirò questo rischio direttamente sulla mia pelle. Ma in quel momento stavo pensando a cose più importanti. Che figata! Ma com'è possibile sta cosa? Cioè c'è proprio una linea netta dove cambia il colore del mare. Così mi sono rimesso in macchina e ho proseguito verso nord, nella speranza di trovare indicazioni più precise. Da barese a napoletano è un attimo. Ma c'era una spiegazione. Dicevo così perché UE significa dov'è in francese. Solo che la pronuncia corretta sarebbe questa. UE. I don't know the name. Where? You stay with in the parking? I don't know. Ok. One kilometer. Ok. La direzione è giusta, ma proprio detto questo, ci siamo. Era giusta nel senso che era esattamente quella opposta a cui stavo andando. Ma sì, una volta fatta inversione, potevo sentire che mi stavo finalmente avvicinando. Anche perché ho letteralmente trovato il cartello che stavo cercando dall'inizio. Hawkwayville, o come si dice, l'inizio della zona segnata sulla mappa. Secondo me più o meno siamo in zona. Chiediamo dove sta questo bunker. Allora, non vedo nessuno qua. Là c'è un signo, signora. Ho deciso di andare a parlarle, conscio del fatto che sicuramente non avrebbe saputo l'inglese. Scusi moi, this bunker, we. Ah, allora, là. Ok. Mi aveva indicato qualcosa, ma ufficialmente non capivo niente. C'è un fils qui doit être là e vous expliquerai bien. Preparatevi perché voglio farvi vivere la cosa come l'ho vissuta io. Quindi, via i sottotitoli. Ah, no, non ho capito. Qua potete chiaramente vedere quanto sono a mio agio in questa situazione. Ok. Vabbè, Hawkwayville.
Ok, non so cosa sta succedendo. Più che altro è che non riuscivo a decifrare se ero nel posto giusto oppure no, perché non mi dava una risposta chiara, fino a che non ho sentito queste parole. Ti vuoi savoir où est le Clos de Ville? Le Clos de Ville? Mi sono illuminato. Avevo già sentito quelle parole durante le mie ricerche alle Havre e ora mi sembrava davvero di essere vicino al bunker. Ma ovviamente non era tutto quello che aveva da dirmi. C'est dangereux ça. Ah, dangereux, pericoloso, pericolo, pericola. E questo l'ho capito benissimo. Faut pas aller dessus, hein? Oula, attention. Oh, ci fosse una volta che c'è una missione che non è impossibile o pericolosa. Una! Comunque, per chiarirmi ogni dubbio su come raggiungerlo, sono arrivati altri due francesi a spiegarmi precisamente dove dovessi andare. Exactly this. Oui, oui, oui. This, this. Oui, oui. Pour sortir. Alla sinistra, un po' di curvante. École. A droite. A gauche. Tout droit. Tutta dritta. Un panneau interdit. Faut le prendre. Ok. Tutto a fondo. Ha detto che è esattamente questo. Dobbiamo andare tutto di là, verso il mare, un po' di tornanti, alla sinistra, tutto dritto. Non l'hai capito un c***o quello che hai detto. Ma perché mi mandate sempre in posti dove non so la lingua? Non solo non avevo ben capito se andare a droit o a gauche, ma non avevo minimamente capito il punto di riferimento che mi aveva suggerito per riconoscere la giusta strada. Un panneau interdit. Il punto di riferimento era un cartello di divieto, il che avrebbe dovuto farmi sorgere qualche domanda sul perché del divieto. Ma come vi ho già detto, non avevo capito nulla. Ma che carino come paesello. Yeovil si presentava come un vero e proprio paese di campagna, tranquillo ma allo stesso tempo stranamente vuoto. Probabilmente i suoi residenti non sono abituati a ricevere turisti, anche perché chi è che verrebbe mai qui, che ne so, per girare un video? Quella è la scuola, quindi sinistra. Poi però, svoltato l'angolo, ho trovato il primo degli avvertimenti che mi avrebbero sconsigliato di raggiungere il bunker. Qui c'è un cartello South Riverines. Divieto d'accesso eccetto residenti. O meglio, lo avrebbero fatto se avessi saputo cosa ci fosse scritto. Scacco matto, io non so il francese. Il tizio ha detto fa un po' di tornanti, quindi va di qua. Non mi aspettavo di trovare dei bambini che giocano a basket. E poi ho trovato il mio secondo avvertimento. Una signora, sentendoci arrivare, è uscita di casa per farci presente che lì, in macchina, non potevamo andare. Ok, perfetto. Abbastanza permalosi questi francesi. Sono sicuramente nel posto giusto. Così sono tornato indietro e ho parcheggiato. Oddio, non arrivo. Ah, ce l'ho fatta. Che fatica. Poi, senza fare troppo rumore, perché non avevo capito se fosse vietato andare in macchina o passarci in generale, sono tornato a piedi. E superata di soppiatto la casa della signora, ho incontrato il mio terzo avvertimento. Un cartello con scritto Danger Access Interdit. Probabilmente quello a cui faceva riferimento il signore di prima. Interdit? Ma come già detto, io il francese non lo so. Da qui in poi la strada è tutta nuova. Però, dovevo proseguire. Ero arrivato in mezzo a quegli stessi campi che avevo visto dalla macchina, deserti e soprattutto infiniti. Non vedo nessuno, il che onestamente mi fa anche piacere. Non c'è il rischio che qualcuno ci dica che non possiamo stare qua o roba del genere. Ma non ti preoccupare, Jaser, esistono altri modi per farti intuire che sei in un posto in cui non dovresti essere. Scenicamente è molto bello, se solo non fosse che da un lato e dall'altro ho del filo spinato. Non proprio la migliore accoglienza. Il che ci porta all'ultimo avvertimento. A proposito di accoglienza, attention, access interdit, danger. Ok, questo cartello non fa promettere molto bene. Certo, vietato l'accesso, pericolo di frana. Ma, guardate là. Cosa volete che siano due misere scritte in confronto a quello che iniziavo a intravedere davanti a me? Quello è palesemente il nostro bunker, è palesemente lui. Ora lo posso dire per davvero, ero vicino. Così mi sono fatto coraggio e ho studiato un modo per superare la temibile barriera che bloccava l'ingresso, separandomi dal mio obiettivo. Aggiriamo questa bella sbarra. Sono passato nel comodo passaggio che c'era lì di fianco. E dopo essermi avvicinato e aver osservato gli oltre 100 metri di caduta libera dalla scogliera su cui poggiava, urca! Che bello strapiombo! Potevo ormai intuirne la maestosità. È quello. Ce l'avevo fatta! Avevo trovato il bunker! Guardalo lì! Incastonato nella costa, unico resto della guerra che solo 80 anni fa devastava questi luoghi e delle persone che l'hanno combattuta.
La somiglianza era perfetta e la prima parte della mia missione era stata portata a termine con successo. Regge? Però io volevo godermi appieno la sua bellezza. E quindi cosa ho deciso di fare? Ma si può salire? Oddio, oddio. Sei lì, che fai? Non ci sali? Che figata! Non una buona idea, posso dirvelo senza problemi. Oddio, sto per scoprire se soffro di vertigini. Porca vacca, allora ammetto che così un pochettino sì, eh. Cioè io non soffro di vertigini solitamente, però un po' mi tremano le gambe. E soprattutto c'è una cosa che fa molto ridere. Mi era stato detto chiaramente di non farlo. Ricordate la dolce vecchietta di prima? Fu palito su, a gola, attenzione. Solo montando il video mi sono reso conto che mi aveva dato un unico suggerimento: non salirci sopra. Ce l'abbiamo fatta, raga. Ce l'abbiamo fatta. Ok, tutto molto bello. Pensiamo a farci il nostro accampamento. Ma prima dovevo capire come entrare in quel bunker. Arrivando avrete avuto modo di notare una specie di buco situato sul cemento del bunker. Era evidentemente un ingresso. Stavo per scoprire però che non mi sarebbe stato di grande aiuto. Porco Giuda! No, ma siamo scemi a entrare lì dentro? Là c'è un buco che se entri dentro sei morto. Anche ammettendo che io riuscissi con molta calma a buttarmi giù, poi riesco a tornare su. Praticamente sembra una trappola per topi, un buco letale sul fondo, un terreno fangoso e una pendenza tale da rimanere bloccati dentro una volta entrati. Non sono così sicuro. No. E sarà stato per il pericolo mortale, ma almeno per il momento non volevo rischiarmela. Così, dopo aver cercato nei dintorni un'entrata alternativa, mi sono seduto per capire cosa fare. Je n'est pas possible, non c'è l'ingresso. Stavo ormai considerando di rischiare e entrare quando switchiamo. Va bene. È arrivata la seconda busta. Forse per la prima volta nella storia dei si può fare, per fortuna. Difficile entrare, vero? È la funzione primaria di un bunker. Ma tranquillo, ancora una volta The Show viene in tuo aiuto. La produzione ti ha organizzato un incontro con il sindaco del paese, che sicuramente saprà come si accede al bunker. Cioè, c'è davvero il vero sindaco? Sì. C'era davvero. E vi ricordate cosa ho detto 2 secondi fa sulla busta? Rimangio tutto. PS, un piccolo particolare. Il sindaco ci ha concesso il suo tempo perché è convinto di rilasciare un'intervista per un autorevole documentario sui bunker della seconda guerra mondiale. Non più tanto per fortuna, mi sa. Cerca di essere credibile. PPS, non fargli per nessun motivo capire che vuoi entrare nel bunker. Non ha la minima idea del vero motivo per cui sei lì. Che cosa gli dico a sto signore io mo? Devo fingere di fare un'intervista per un documentario, ma in realtà devo indagare per capire come entrare. Mi trovavo probabilmente nella situazione più strana in cui mi fossi mai trovato. Ero atteso da lì a poco in comune e dovevo prepararmi delle domande sensate per non far saltare la mia copertura. Il tutto in francese. Ma cosa vuol dire? Mi preparo delle domande nella strada di ritorno? Ma c'erano anche dei lati positivi. Ah, tra l'altro c'è anche la mia SIM. Che adesso posso di nuovo utilizzare il telefono. Così avrei almeno potuto tradurre le domande. Che gentili! Che bello! Grazie mille! Ah, e vi ho già detto del travestimento, vero? Ma che è sta roba? Perché in pieno stile The Show, quello che mi apprestavo a fare sarebbe stata praticamente una candid camera. È quello il municipio? Non so cosa devo fare. Vestito come un finto intellettuale con una finta troupe composta dalla produzione di The Show. Diamoci dei ruoli, allora io faccio l'intervista, ok? Tu fai il cameraman, tu fai produzione e tu fai la camera nascosta. Elegante, sicura di sé. Qua. Oramai c'eravamo, la resa dei conti. Da quell'incontro dipendeva la riuscita o meno della mia missione. Era un campanello? Oh. Chiamato da una voce femminile, ho provato a confonderli con il mio spagnolo. We can entrare? Gracias. Gracias. Pochi risultati. Ah. Abbiamo un'intervista col sindaco. Qui, Albi, puoi spiegargli? Ma era chiaro che mi avevano creduto. E forte di questo fatto, sono entrato nella parte. Nice to meet you. Pierre Jaser Documentaretti. Sì, avete sentito bene. Pierre Jaser Documentaretti. Ero io. Pierre Jaser Documentaretti.
mi sentivo terribilmente in colpa nei confronti del sindaco, che si era dimostrato super disponibile. Ma avevo una missione e volevo portarla a termine. In quelle ore avevo preparato nei minimi dettagli quello che stava per succedere. Un finto documentario, un presentatore fittizio. Avevo scritto le domande, le avevo tradotte e le avevo fatte stampare dalla segretaria del sindaco. Da quel momento ogni mia azione, incluso ogni mio errore, non sarebbe stata casuale, ma fatta con il preciso scopo di ottenere ciò che volevo: scoprire la posizione dell'accesso segreto al bunker. Niente poteva andare storto. Non ho capito un cazzo, non ho capito. Ma soprattutto niente potrebbe mai prepararvi a tutto quello che è successo dopo. Ho effettivamente dato vita a un documentario per giustificare l'intervista. Sono Pier Jaser Documentaretti. Ogni giorno percorro centinaia di chilometri alla ricerca di bunker di ogni tipo. Ma proprio mentre con le mie domande cercavo di scoprire un modo per entrare. Come si fa ad accedere, cioè voglio dire, i soldati tedeschi come facevano ad accedere a questo bunker? Intervistando il sindaco ho scoperto una verità terribile su quel bunker. Qualcosa che mi ha fatto passare completamente ogni voglia di entrarci. Ma ho continuato a filmare di nascosto per scoprire la verità su quel bunker. E non tutte le cose sono andate come dovevano andare. Il y a une barriere pour empêcher les véhicules. È vietato entrarci. Oui, interdit, oui. È interdito dire che non si può. Non mi sono arreso e ho aspettato la notte per raggiungere il bunker di nascosto. Ah, c***o, si sono rovi. Abbiamo trovato l'ingresso. E forse sarebbe stato meglio non trovarlo. Perché è successo qualcosa che mi ha fatto passare una delle notti più agitate della mia vita. I don't understand, sorry. Porca troia, che paura. Scoprirete tutto questo e molto altro nella parte 2 di questo episodio, che uscirà prossimamente gratis qua su The Show. Se invece non resistete e volete vederla subito, ma soprattutto se volete supportarci per finanziare altri Si Può Fare, potete abbonarvi a The Show Plus, dove la parte 2 è già disponibile in anteprima per i nostri abbonati. Vi lascio il link qua sotto. Se non potete abbonarvi, tranquilli, nessun problema, però andate a lasciare un like perché ho fatto una scommessa con Ale Ale. Se questo video raggiunge 100.000 like, la parte 2 giuro che sarà pubblicata già mercoledì prossimo. Se invece potete abbonarvi, fatelo, perché è grazie ai vostri abbonamenti se possiamo produrre Si Può Fare complessi come questo o come quello che avevamo fatto sull'isola. E tra l'altro su The Show Plus, oltre alla parte 2, vi potete guardare anche il nuovo episodio di Unposted e tutto il catalogo di video esclusivi. A presto! Com'è? Com'è la pista, ragazzi? Guardate voi per me. Mi fido. Com'è? Bella? Ok. No, no, paura. Paura andare più avanti. No, non ci vado. Va bene così. Però sapete cosa? Un bel picnic qua, eh? Non sarebbe male.